recuperata dalla guardia costiera a circa un miglio dalla costa, direzione Petrogas di Alcamo Marina, una barca di 4 metri con tre giovani alcamesi a bordo. A dare l'allarme sono stati alcuni bagnini della società di salvamento sezione di Alcamo e Castellammare. I tre a bordo della barca erano usciti verso le 12.30 per una battuta di pesca, quando all'improvviso si è spento il motore. Forse un'avaria o la mancanza di benzina. I bagnini, accortosi che la barca andava alla deriva, hanno avvertito la guardia costiera che li ha trainati sino al porto di Castellammare. Intanto sono una cinquantina le persone tratte in salvo o che si trovavano in difficoltà mentre prendevano un bagno. I salvataggi nelle spiagge di Alcamo Marina, Castellammare e Balestrate, sempre grazie alla società di salvamento diretta da Ezio Vesco. Intanto il servizio bagnini si è concluso nelle spiagge di Balestrate. Il 12 settembre si concluderà ad Alcamo Marina e il 15 a Castellammare. La società di salvamento ha deciso di prorogare sino al 15 settembre il servizio di trasporto a mare dei disabili sulla spiaggia Playa di Castellammare. Il contratto era scaduto il 27 agosto, ma considerate le richieste e l'efficienza del servizio trasporto disabili, si è ritenuto opportuno prolungarlo.